Terrore a New York e negli Stati Uniti, dove un ordigno nascosto in un cassonetto esploso nelle prime ore del mattino italiano, quasi mezzanotte in America, nel quartiere di Chelsea a Manhattan, causando, secondo un primo bilancio, 29 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Sul luogo dell'esplosione sono accorsi polizia, vigili del fuoco, FBI ed antiterrorismo. La zona è stata immediatamente isolata, chiuse alcune linee della metro. I video sorveglianza del luogo hanno registrato la terribile esplosione. Sempre nelle vicinanze del luogo dove è avvenuto la deflagrazione, è stato trovato un altro possibile ordigno esplosivo, forse una pentola a pressione. La deflagrazione è avvenuta mentre Barack Obama e Hillary Clinton parlavano ad un gala di raccolta fondi a Washington. Si tratta di uno dei quartieri più affollati e vivi di Manhattan, dove si è verificata la forte esplosione. Il sindaco De Blasio proverrebbe per un attacco intenzionale e non di un attentato terroristico, ma al momento non ci sono legami con l'esplosione avvenuta sempre poche ore prima nel New Jersey.